Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi ragazzi facciamo un nuovo video tag, perché era da un anno circa che non ne portavo uno. E sì, ormai escono con cadenza annuale questi video tag. Comunque chi mi segue da un po' saprà di sicuro che io adoro rispondere alle domande, sia riguardo cose personali, sia riguardo cose più generiche, come per esempio robe, insomma, non mi viene l'esempio. Quindi se volete farmi delle domande vi invito sempre con l'hashtag Ask Iri, come al solito, e vi potrò rispondere. Potrò fare anche dei video magari di domande in compagnia, tipo quello che ho fatto con mia sorella Dischia. Quindi se avete qualsiasi curiosità, dubbio, eccetera, scrivetemi pure qua sotto ai commenti e vi porterò un video riguardo. Bene, ma oggi non siamo qui per parlare della Skiri, ma siamo qui per rispondere a delle domande fatte da una ragazza su Wattpad. In realtà non le ha fatte a me personalmente, ma questa ragazza ha un profilo su Wattpad dove ha caricato diversi tag a cui le persone possono rispondere. E quindi adesso andrò a prendere uno di questi suoi tag, che è precisamente il nerd tag, e andrò a rispondere alle 15 domande circa che ci sono riguardo la roba nerd. E chi mi conosce da un po' saprà che sono una nerd. Quindi niente, ormai se mi seguite da un po' sapete quasi tutto di me. Quindi direi di non perderci ancora in chiacchiere. Vi invito ovviamente a seguirmi su Instagram prima di iniziare il tutto, e anche su Instagram rispondo. Quindi se volete farmi delle domande quando metto il quadratino delle domande, siete i benvenuti anche su Instagram. E niente, io direi di iniziare subito a rispondere alla prima domanda. Ah, ovviamente piccola precisazione, il tag lo trovate sotto nella descrizione, quindi andate a dare un'occhiata se volete rifarlo, e scrivetemelo qua sotto nei commenti se lo fate, così vi posso andare a vedere. O magari rispondete tramite un video che registrerete, oppure potete rispondere proprio tramite commenti. Quindi, dicevamo, la prima domanda è: a che età hai iniziato a usare il PC? Non mi ricordo a che età precisa ho iniziato a usare il PC, ma era intorno ai 10-11 anni, poiché mi ricordo benissimo il fatto che ancora non avevo uno smartphone, perché quando io ero più piccola comunque non erano così tanto sviluppati, c'erano sì ok i telefoni touch, ma non erano dei veri e propri smartphone. E quindi mi ricordo che usavo il PC per fare le ricerche per scuola o semplicemente per videogiocare, come ho sempre fatto. E in quell'epoca, tra virgolette, come se fossero passati chissà quanti anni, il computer non era ancora mio, ma era di mio padre. Seconda domanda: quando ho iniziato a navigare sul web e perché? Ho iniziato a navigare sul web a circa 12-13 anni, che io mi ricordi, perché praticamente avevo fatto la chiavetta, quella di internet, quella che aveva i giga sopra, e erano insomma a consumo, tra virgolette, come se fosse una vera e propria promozione di un cellulare, solo che era per collegarci il computer. E mi ricordo che l'avevo fatta perché sapevo che tutti quanti in classe mia avevano internet eccetera, e io volevo starci. Quindi siccome sono sempre stata un'appassionata di tecnologia da piccola, e lo era anche mio padre, anzi lo è tuttora in realtà, abbiamo deciso di fare questa promozione. Poi dopo poco abbiamo preso il modem, ma quello è tutto un altro discorso. Comunque ho iniziato a navigare su internet perché volevo giocare, ma guarda un po' te. E praticamente a che cosa però volevo giocare? Volevo giocare a Pet Society, o Society. L'abbiamo sempre chiamato Pet Society, quindi continuiamo a chiamarlo Pet Society. Che, per chi non lo sapesse, era un giochino su Facebook simile a Pooh, tipo. Cioè praticamente gli dovevi dare da mangiare, dovevi pescare, compravi mobili per la tua casa e accudivi questo pet, che era più una persona che un pet. Ed era bellissimo, mi divertivo parecchio, ci passavo le ore. Poi, dopo quello, ho iniziato a giocare ai retro server di Habbo, ma quella è tutta un'altra storia. E se sto qui a parlarne, penso che finiremo dopodomani. Terza domanda: quante ore passi online al giorno? Parecchie, troppe forse. Sì, probabilmente sono un po' una drogata di internet, ma come un po' tutti del resto. Minimo passo dalle 8 alle più ore al giorno, cioè contando sia il telefono e sia invece il computer. Quarta domanda: quale dispositivo / console preferisci per giocare? In realtà preferisco il computer, ma non sono da sempre stata una PC gamer, poiché quando ero più piccola, prima dell'epoca del computer, giocavo alla PS2 oppure al Nintendo DS.
Quindi diciamo che da piccolina ero più verso le console, mentre ovviamente crescendo e avendo il mio computer preferisco giocare al computer perché magari mi è più comodo, perché magari ho tutti i giochi a portata di mano di un click e non devo dar conto agli altri, mentre con la PlayStation ovviamente devo fare a turno con mio fratello, con mio padre, con mia sorella e tutto il resto. Tipo adesso mia sorella è di là che sta giocando alla PlayStation 4. Quinta domanda: quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Il mio videogioco preferito in assoluto, e sempre chi mi segue da un po' saprà, è Bully Scholarship Edition, anche conosciuto come Canis Canem Edit, uscito inizialmente per PS2 e poi trasportato su Wii, su PC, su Xbox e su PlayStation 4 con una remaster e tutto il resto. E praticamente starei ancora aspettando un sequel di questo gioco, ma probabilmente non vedrà mai la luce. Oltre questo, Minecraft è stato un bel periodo della mia vita, l'ho portato su YouTube, l'ho portato su Twitch, l'ho portato ovunque ed è stato il gioco che mi ha permesso di conoscere parecchie persone con cui tuttora sono in contatto. Tra gli altri giochi abbiamo Fortnite, che comunque mi piace per passatempo, mentre per Minecraft avevo proprio un valore affettivo. Fortnite invece mi piace come passatempo perché lo trovo divertente abbastanza. Però il gioco che mi piace di più di tutti appunto resterà sempre Bully, che ho finito e strafinito svariate volte e ne ho addirittura perso il conto. Sesta domanda: che anime o cartoni animati preferivi? Ovviamente adesso non guardo più cose del genere, però in realtà a volte capita ancora. Comunque i miei preferiti quando ero piccola erano i Simpson, Dragon Ball l'ho visto tutto, avanti, indietro, GT, Dragon Ball Z, non lo so, comunque le sapevo tutte a memoria. Poi ho visto Futurama, ovviamente, cioè scontatissimo. Ho visto Detective Conan, che era un altro dei miei preferiti. Poi American Dad, vabbè, i Griffin, scontatissimo pure quello. E un altro dei cartoni che mi piacevano parecchio erano Billy e Mandy, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, e in caso fatemelo sapere nei commenti. E soprattutto mi piaceva Leone e il cane fifone, andavo pazza per quella Leone e il cane fifone. Ah, senza dimenticare ovviamente il laboratorio di Dexter, poi c'erano i Totally Spies, madonna quanti cartoni. Vabbè, finiamo l'elenco perché se inizio adesso finisco dopodomani alle 10. Ok, teniamoci con calma. Comunque i miei preferiti erano soprattutto Dragon Ball, i Simpson, Futurama e Detective Conan, i principali quattro, diciamo. Domanda numero 7: guardi ancora cartoni e anime? Come ho già detto, qualche volta mi capita, ad esempio Simpson, se mi capita di vederli per televisione o comunque magari anche su YouTube, ovviamente li guardo. Ah, prima mi sono dimenticata di citare A Tutto Reality l'isola, cioè A Tutto Reality in generale. L'ho guardato pure quello tutto ed era uno dei miei cartoni animati preferiti. Regà, mi sono dimenticata pure di Doraemon. Cioè, come fai a dimenticarti Doraemon? Comunque anche quello. 8. Come consideri la gente che fa il cosplay e partecipa alle convention? Per convention penso tipo queste manifestazioni tipo il Comic Con, Romics, queste qua. Sinceramente ammiro la gente che fa cosplay, cioè mi piacciono un botto e mi ci sono fatta pure le foto. Ho delle foto risalenti a 2 anni fa ormai, al Comic Con qua di Napoli, dove ho fatto foto con persone che facevano cosplay di Breaking Bad, Jeff the Killer e una marea di gente comunque. Nona domanda: ti piace leggere manga e fumetti? In realtà no, non ho mai letto manga e fumetti. Ora potete trucidarmi, ma non mi piace leggere in generale. Decima domanda: che genere di libri ti appassiona di più? Come già detto, non mi piace leggere, ma se proprio dovessi scegliere un genere, probabilmente horror slash thriller. Comunque sì, non mi piace troppo leggere, però se ovviamente devo leggere o se comunque c'è qualcosa in particolare che mi piace, ovviamente lo leggo, non è che mi fa schifo proprio, diciamo. Domanda numero 11, e qua finiamo dopodomani. Quali sono le serie TV preferite? Allora, sul podio abbiamo Breaking Bad con Better Call Saul, lo spin-off. In seconda posizione The Walking Dead. In terza posizione Riverdale, quarta Elite e quinta La Casa di Carta. Questo per adesso è il podio più o meno definitivo. Ovviamente ci sono una marea di altre serie che non ho citato e magari proprio sulle serie TV ci farò un video a parte. Domanda numero 12: qual è il tuo film preferito? Bella domanda. In realtà non credo di avere un film preferito, ma ho guardato più volte Titanic, quindi potremmo considerare quello come il mio film preferito. Domanda numero 13: quale cellulare possiedi e ne sei soddisfatto? Allora, ho un P20 Lite Huawei per mia scelta e sì, ne sono soddisfatta perché fa tutto quello che dovrebbe fare secondo me
un telefono e quindi non mi ci posso lamentare. Ultima domanda, domanda numero 14. Cosa ti piace di più della tecnologia? La cosa che mi piace di più della tecnologia è il fatto che ti permette di esprimerti in qualsiasi forma e in qualsiasi modo tu voglia, ovviamente senza intaccare la libertà altrui. E mi permette di imparare cose che altrimenti magari avrei dovuto imparare tramite libri o comunque pagando in modo completamente gratuito. E soprattutto sperimentare cose sempre nuove. Bene ragazzi, quindi questo era il video tag. Spero che le domande vi siano piaciute e la mia risposta sia stata soddisfacente. Se avete altri tag da consigliarmi, fatemelo sempre sapere qua sotto nei commenti. Vi ricordo di nuovo l'hashtag AskIri per eventuali domande per un futuro video ask. Vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. A giovedì.